Siamo con Andrea Locatelli. Allora, è appena finita da poco la partita Lamine-Verola, una grande battaglia. E cosa ci puoi dire su questa gara come primo commento? Beh, innanzitutto non ce ne va bene una. No, a parte gli scherzi, purtroppo quando ci arriviamo veramente alla fine troppo stanchi, poco lucidi probabilmente, e le paghiamo tutte, perché alla prima è un conto, alla terza. Però almeno rispetto alle penultime siamo arrivati fino alla fine, è veramente importante per noi questo, senza dubbio. Non è solo per un fatto di rincuorarti, però lo dico sinceramente, io credo che se giocate come oggi, mettete questa intensità, questa voglia, questo carattere, cioè Damine ha ancora nelle proprie mani la salvezza. Sì, no, assolutamente, l'unica cosa positiva della sconfitta di oggi è quello, senza dubbio. E beh, ovviamente ormai dobbiamo cercare di andare a fare queste play out e non andare giù diretti, e insomma dipende tutto da noi, insomma ci mettiamo voglia in difesa prima di tutto, ovviamente ce la possiamo fare. Non era facile recuperare gli ultimi minuti quando si va sotto dopo che tante volte che si perde, siamo arrivati a un pelo e va bene, insomma la voglia c'è. Anche perché l'avversario più vicino a voi è quel Coccaglio, 6 punti, quindi solo 2 distanze di svantaggio, però dalla faccia che fai credo che ripensi a quella partita persa dove ce l'avevate in pugno, quel parziale di 22-1 che vi ha tagliato molto le gambe. Quella proprio veramente è stata già l'anno scorso col Coccaglio, abbiamo perso una partita incredibile in casa, qui si è riusciti ancora a farci recuperare, quello è stato uno dei punti per adesso chiave della stagione, senza dubbio. Ecco, ritornando un po' al vostro momento, se non sbaglio è la 12ª sconfitta di fila, io credo che adesso in questo momento sia più un problema di testa, nel senso vi mancherebbero proprio quei 2 punti che se non sbaglio non avete dalla 6ª giornata per sbloccarvi anche un po', perché le prestazioni se sono come quelle di oggi non è che mancano più di tanto. Sì, no, beh, assolutamente, anche perché non è facile tutte le settimane riprendere, tenere alto il ritmo, tenere alta la voglia, cioè per fortuna è un bellissimo gruppo, si dà sempre il massimo, ma 12 spesano senza dubbio, una vittoria cambierebbe di molto, primo perché si becca le Coccaglie e poi perché è anche psicologicamente importante aver fiducia. Niente, io ti ringrazio e ti faccio un in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi. Siamo con Gigi Brotto. Allora, Verola è riuscita dopo una fatica durata 40 minuti ad uscire in battuta da questo campo, è finita 71-69, un tuo commento? Ma è stata una partita strana, abbiamo giocato un po' contratti e non siamo riusciti a scioglierci durante la partita, infatti loro sono rimasti attaccati tutto il tempo. Alla fine era importante vincere, ce l'abbiamo fatta. Anche altri risultati su altri campi, squadre di alta classifica hanno avuto problemi con squadre di metà classifica, diciamo che il livellamento, a parte Montichiari, c'è un grosso livellamento e è importante fare risultati in qualche maniera come abbiamo fatto noi oggi. Ecco, mi viene da dire in questo momento che se Damine piange perché è alla 12ª sconfitta di fila, però Verola non ride, perché a mio avviso state vivendo, nonostante adesso venite da 2 vittorie consecutive, una fase un po' involutiva e dove in questo momento e per questa prestazione, ripeto, ad oggi c'è da salvare solo i 2 punti e poco altro. Ma sono d'accordo, purtroppo non riusciamo a trovare scioltezza nel nostro gioco, ci stiamo lavorando in allenamento, è chiaro che la volontà non basta, ci vuole anche riuscire a fare durante le partite quello che proviamo in allenamento. Sicuramente non stiamo avendo un momento di forma ideale. Però ripeto, piuttosto che essere fuori forma e perdere, è meglio essere fuori forma e vincere, quindi guardiamo avanti con fiducia e cerchiamo nelle prossime partite di ritrovarci un po' per arrivare preparati quando sarà il momento. Ecco, diciamo, a parte le scusante, c'è il fatto di avere qualche giocatore non in condizione ottimale, qualche infortunio, ricordiamolo, Mannenti ancora fuori, Salvini ha avuto qualche problema, insomma non è stato al massimo. In compenso però c'è un Gibrotto che non ha ancora saltato una partita, tante volte hai tirato la carretta, sei stato in campo anche se non al meglio. Che bilancio puoi fare fino ad oggi, diciamo, di questa tua esperienza verolese? Ma personalmente diciamo che anch'io forse sto avendo un momento di calo fisico, direi che se dovessi tracciare un bilancio mi dispiace, non è stato al meglio nelle partite contro le squadre di pari classifica e spero di giocarmele più in forma fisicamente, quindi fino a quel momento lì ero estremamente contento e positivo, c'ho rammarico per me stesso e per la squadra di non essere stato al meglio
meglio, però ecco, io guardo, sono fiducioso per il futuro perché il gruppo c'è, ha voglia di lavorare, ha voglia di darsi una mano e quindi spero di continuare a dare una mano anch'io, di avere soddisfazioni. Ecco, una cosa che ti voglio chiedere, sulla quale voglio il tuo commento, è sugli inizi di partita di Verola. Oggi siete partiti più o meno alla pari, però tante volte avete accusato la partenza degli avversari che hanno preso subito un bel parziale, uno nel primo tempo o nel primo quarto, e quindi ti chiedo se è una questione di approccio, una fatica proprio ad entrare nel match inizialmente, perché poi tante volte siete riusciti a recuperare con grandi ed epiche rimonte, però non sempre poi si riesce a rimettere in piedi una partita se si parte male, diciamo. Sì, guarda, hai centrato un tasto dolente per noi, diciamo che siamo un po' come la cicala sprecona e quando ci troviamo ad avere l'acqua che incomincia a salire stringiamo un pochettino le maglie in difesa, andiamo meglio, dobbiamo imparare ad essere più concreti fino all'inizio. Secondo me non è un approccio sbagliato, è che le caratteristiche della nostra squadra sono un po' così, viviamo di fiammate purtroppo, dobbiamo imparare ad essere più costanti nell'arco della gara e partire subito dall'inizio a fare una pallacanestro efficace. Su questo ci stiamo lavorando, vediamo di, come dicevo prima, di portare a casa i punti in qualche maniera quando non ce la facciamo e di essere magari più preparati quando sarà il momento. Niente, sei stato gentile come sempre, ti ringrazio, ti faccio i complimenti. Grazie, ciao a tutti.